in un progetto di governo per provare a cambiare le cose. Non lo cambi il paese se credi di essere autosufficiente, non lo cambi il paese se sei autoreferenziale, sei un illuso se pensi di essere autoreferenziale e autosufficiente. Quindi da qui noi prima di tutto lanciamo un appello a tutti i cittadini che hanno voglia di cambiare le cose, mettete a disposizione le capacità che avete, le intelligenze che avete. Oggi è poi importante per un'altra cosa, perché faremo queste visite ai luoghi anche della sofferenza di questa città, vissuto grandi sofferenze come città, ma il suo tessuto sociale non si è mai sfilacciato. È una città in cui, nonostante tutti i drammi che si sono verificati, tutti questi casi di cronaca che conosciamo tutti, io sono del sud ma conosco ogni caso di cronaca dei luoghi che visiteremo, ogni caso storico dei luoghi che visiteremo, nonostante questo è una città che è rimasta unita e che è sempre stata una grande città sia dal punto di vista dello sviluppo economico ma anche dal punto di vista della crescita culturale. E quindi è un modello per l'Italia, un'Italia che nonostante le inchieste che coinvolgono la politica, nonostante gli scandali, nonostante tutti i problemi che stiamo vivendo dal punto di vista dei flussi migratori, dal punto di vista dei problemi di bilancio, nonostante tutto questo, dobbiamo restare uniti come paese e riuscire a cambiare la rotta, che significa coinvolgere le migliori energie mandando a casa questi signori che passano il tempo esclusivamente ad utilizzare le istituzioni sia centrali dello Stato che locali come un bancomat. Di Maio, dagli ultimi sondaggi, quelli più recenti, danno per probabile il ballottaggio, il sindaco Merola al ballottaggio, ma non è detto che sia il 5 Stelle ad arrivare al ballottaggio contro il sindaco. Cosa dovete fare, cosa pensate di fare per raggiungere questo obiettivo, tenendo presente che c'è un forte rischio di astensione in questa città? Il rischio di astensione è legato al fatto che molti cittadini non sanno più di chi fidarsi, però io sono sicuro che se saremo in grado nelle prossime settimane, nel prossimo mese, di andare casa per casa di ogni cittadino di Bologna ma anche di tutte le altre grandi città, e i bolognesi avranno modo di conoscere Max Bugani, avranno anche modo di fidarsi più di noi. Sui sondaggi, i sondaggi vanno molto bene per il Movimento 5 Stelle in questa fase. Ed è per questo che colgo l'occasione per dire che non crediamo ai sondaggi. Così siamo anche credibili, perché sentiamo di gente che dice che non crede ai sondaggi solo quando gli vanno male. A noi anche quando vanno bene non interessano. Quindi pensiamo che a Bologna, come a Torino, come a Milano, come a Roma, come a Napoli, la partita è aperta. Però il nostro unico dovere è quello di informare i cittadini su cosa vogliamo fare per le città. Poi saranno loro a decidere. E probabilmente vale più una passeggiata in un mercato in cui stringi la mano a commercianti o a persone che vanno al mercato per capire come stanno le cose, che mille sondaggi che non solo in Italia, perché io sono stato a Londra e molte cariche politiche mi hanno raccontato di come i sondaggi abbiano fatto un flop clamoroso alle ultime politiche, tant'è vero che nessuno si aspettava la vittoria di Cameron. Quindi è un po' un'epoca in cui non è più prevedibile come prima il flusso elettorale, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle sarà la sorpresa di queste amministrative ancora una volta in tutte le città. Quindi Bologna è contendibile come Roma? Io non conosco nello specifico, ma so benissimo che come a Roma abbiamo Virginia Raggi, che è una consigliera comunale uscente, d'esperienza e competente, a maggior ragione qui abbiamo Massimo Bugani, che è un consigliere comunale uscente, d'esperienza, che ha una squadra intorno a sé che si occupa di questo territorio da ormai 10 anni e ha tante persone con sé, piene di entusiasmo. Io credo che, come vi ho detto, la partita è aperta. Se si può parlare di partita, guardate, noi facciamo il nostro dovere, lo voglio dire anche ai cittadini che sono qui. Il nostro dovere è quello di partecipare e provare a cambiare le cose. Che poi i cittadini ci vogliano, come si dice in questo momento, mandare al ballottaggio, fermare al primo turno o tenere fuori dal consiglio comunale, sappiano solo una cosa, che di noi non si libereranno mai, in ogni caso, al di là del risultato. Però a questo giro, secondo me, abbiamo anche, come dire, il cocktail giusto: consiglieri d'esperienza, tanto entusiasmo che non si è mai affievolito e voglia di cambiare, con un movimento che tutti davano per morto 3 anni fa, invece è ancora la prima forza d'opposizione del paese e oggi si contende, diciamo che preoccupa il governo centrale in un momento in cui
il governo è coinvolto dall'ennesima inchiesta. Senta, per i temi nazionali, visto che i nazionali poi chiederanno qualcosa, Renzi in questo momento si sente molto forte, è stato rinvigorito dal voto che c'è stato in Parlamento, la mancata sfiducia, e dice che questo governo continuerà tranquillamente. Beh, contento lui del voto che ha avuto al Senato, io lo invidio, perché al Senato a parole i voti per mandare a casa Renzi ci sono, cioè se lei intervista i senatori scoprirà che la maggioranza dei senatori non sono d'accordo con l'operato del governo Renzi. Il problema è che quello non è stato un voto pro Renzi o contro Renzi, è stato un voto tra chi ha scelto di mantenere la poltrona il più possibile e chi ha scelto la coerenza. Se il Presidente del Consiglio è contento di avere avuto un voto di fiducia che si basa sul mantenimento della poltrona e dei privilegi a essa connessi, contento lui, contenti tutti. Quindi a ottobre sarà il vero banco di prova per Renzi? Secondo me noi dobbiamo pensare alle prossime elezioni politiche. Poi ci sono i referendum, sarà importante. Io ve lo dico sulla questione delle riforme costituzionali. Io sono molto preoccupato perché ora, al di là dei sondaggisti, molti pensano che la sfida alle prossime elezioni politiche sia tra il partito di Matteo Renzi e il Movimento 5 Stelle. Se dovessimo governare noi con questa riforma costituzionale, ci ritroveremo con un Senato delle regioni a maggioranza PD che può trattenere ogni proposta di legge che noi esaminiamo alla Camera per 40 giorni al Senato. Cioè può fare ostruzionismo ai provvedimenti di governo che vorremmo fare sul reddito di cittadinanza, un programma energetico nazionale, l'abolizione di Equitalia, l'abolizione dell'IRAP. Avremo una Camera messa lì a fare l'ostruzionismo del governo del Movimento 5 Stelle. Quindi al di là del fatto che mandano ancora una volta condannati in Senato che si scuderanno con l'immunità parlamentare, al di là del Senato dei consiglieri regionali, al di là del fatto dei sindaci in consiglio regionale, quello in Senato, quello che mi preoccupa è le lungaggini nell'approvazione di leggi buone che in questo momento sono a rischio per un assetto costituzionale che a mio parere è folle. Di Maio, ieri lei è intervenuto sulla questione di Livorno. Il movimento non fa sconto a nessuno. Quindi lei crede che l'assessore Lemetti debba dimettersi dopo l'avviso di garanzia? Io vi ho già detto e lo ripeto ancora una volta, il Movimento 5 Stelle non fa sconti a nessuno e non aspetta le sentenze. Vogliamo soltanto capire cosa c'è scritto in quelle carte, dobbiamo fare l'accesso agli atti e poi valuteremo. E questa è la posizione del Movimento 5 Stelle che abbiamo espresso ormai in tutte le salse. Nogarini infatti chiede di aspettare a vedere le carte. Le ho già risposto. Nel caso non andaste a ballottaggio, per dire no, voi entrano a ballottaggio, però nel caso non andate, diciamo, voi come vi comporterete? No, c'è anche la risposta su quest'altra cosa che conoscete bene perché l'abbiamo già fatto e l'abbiamo fatto già in passato. Quando non andiamo al ballottaggio noi non diamo indicazione a nessuno per chi votare, perché non crediamo che i cittadini siano delle pecore a cui bisogna dire come votare. Quella è un'illusione degli altri partiti, e dico un'illusione perché anche quando i leader di partito fanno gli endorsement contro di noi o a favore nostro quando ci ritroviamo al ballottaggio, poi i cittadini decidono sempre con la propria testa, perché è giusto che sia così. E che il movimento sia dannato se si ritroverà a dare un'indicazione alle prossime ai ballottaggi dove non va il ballottaggio. Non è assolutamente ipotizzabile una cosa del genere, perché significa che sta offendendo l'intelligenza dei cittadini bolognesi, dei cittadini torinesi e dei cittadini romani. Lei si pone un obiettivo, questa amministrativa, cioè vincere due città, Roma e un'altra? No? I comuni sono i bancomat dei partiti, questo ormai è assodato, lo abbiamo visto negli ultimi 10-20 anni. Quindi più bancomat togliamo a questi signori e li restituiamo ai cittadini, vuol dire in investimenti in asili nido, investimenti in trasporti, investimenti in viabilità, più li indeboliremo per vincere le prossime elezioni politiche. Grazie. Perché questo è il meccanismo. Grazie a voi, adesso direi che cediamo la gente. Facciamo le ultime due domande. Qual è il giudizio sull'amministrazione Merola? Io il giudizio sull'amministrazione Merola penso che di averlo conosciuto bene attraverso l'operato dei nostri consiglieri comunali Marco Piazza e Massimo. Ed è il giudizio di un'amministrazione del Partito Democratico che prova a vivacchiare nei comuni e che è piena di compromessi da dover rispettare, non compromessi illegali, compromessi politici che creano una cappa e che non permettono mai di avere un sindaco che lanci il cuore oltre l'ostacolo. Noi vogliamo lanciare il cuore oltre l'ostacolo, provare a fare quelle cose che non si sono mai fatte qui perché conosciamo i bilanci.
conosciamo il sistema della macchina amministrativa, vogliamo fare quelle cose che non si sono mai fatte. E le ragioni sono delle due città che il movimento non si è presentato, magari il movimento ha aperto la partecipazione in quindi, però lì c'erano i cittadini che volevano partecipare. Noi dobbiamo essere onesti con i cittadini, lo avete visto a Milano quando una candidata sindaco che aveva il seggio sicuro come consigliere comunale in Comune di Milano ha detto io non mi sento pronta e non voglio prendere in giro i cittadini. Allo stesso modo il nostro dovere è quello di dire ai cittadini guardate in queste città non siamo pronti, quindi non vi chiediamo il voto per una lista per cui non siamo pronti. Preferiamo non presentarci, essere onesti con voi e continuare a mettere insieme energie e intelligenze per essere pronti la prossima volta. Noi abbiamo sempre scoperto che i sindaci degli altri partiti non erano pronti il giorno dopo le elezioni, dopo che venivano eletti. Per la prima volta avete una forza politica e delle poltrone non se ne frega niente, credo che questo vada apprezzato. Va bene? Grazie a tutti. Ti sentite? Ti sentite anche se parliamo senza megafono? E avvicinatevi dai. Senti? Vado. Ma intanto grazie a tutti, grazie per essere qui. Cerco di velocizzare per non prendere l'acqua. Grazie a Luigi come sempre per il suo impegno sia all'interno della Camera sia all'interno del movimento, ma per l'attenzione che dà anche al suo ruolo di attenzione a tutti i comuni, e questo dobbiamo ricordarlo tutti perché fanno una fatica immane, ma lo fanno col cuore, lo sapete. Spieghiamo subito cosa faremo oggi, perché siamo qui, perché ho proposto a Luigi e a tutti voi di fare questo percorso, questa camminata. Dunque, siamo qui per ricordare e dobbiamo proprio partire dalla memoria. Faremo un percorso nei luoghi, come ha già detto Luigi, delle ferite bolognesi, ferite che hanno fatto molto male ai bolognesi, che hanno colpito duramente i bolognesi, luoghi che non sono uniti, nessuno di questi luoghi è unito con uno degli altri quattro luoghi che vedremo, da cause scatenanti identiche, anzi, nella maggior parte dei casi sono assolutamente diverse le motivazioni moventi dell'uno e dell'altro fatto. Ciò che però, secondo noi, a mio avviso, che Luigi ha subito condiviso, è il filo conduttore, è la reazione che hanno avuto i bolognesi davanti a questi eventi. Una reazione fatta di coraggio, di coesione sociale, di solidarietà, di rispetto, valori che questa città deve recuperare. Io, vi dico la verità, vedo una grande tensione in questo momento, vedo a rischio la coesione sociale in questa città. Avevamo persone sul tetto ieri in comune per l'emergenza casa, abbiamo quartieri difficili, uno di quelli è anche questo, il Pilastro, dove comunque furti, insicurezza, una forte immigrazione, ma non è l'immigrazione il problema, è come non è stata controllata, come sono stati ghettizzati alcuni luoghi, come si sono messe in difficoltà alcune persone non dando risposta, persone abbandonate in immobili senza dare alcuna soluzione, senza cercare di capire il problema, di capire chi è profugo e chi è clandestino, chi ha delle necessità e chi sta sfruttando un momento, ha creato situazioni di grande disagio che molti stanno vivendo, ma serve appunto amore per la città, attenzione e soprattutto il ricordo di quelle che sono state, come dicevo prima, le reazioni dei bolognesi. Noi siamo qui a rendere omaggio con massimo rispetto, in punta di piedi, a questi luoghi legati alla sofferenza e vogliamo farne tesoro nella nostra attività. La memoria sarà il punto di partenza di una rinascita bolognese a nostro avviso. Si parte da qui, quando questa città ha sofferto, ha saputo sempre rialzare la testa. Toccheremo altri luoghi, qui sapete che cosa è accaduto, la Uno Bianca era questa banda che coinvolgeva anche dei poliziotti che qui hanno ucciso dei carabinieri, ma che hanno fatto efferati delitti, 24 persone ammazzate, 102 feriti, fondamentalmente per arricchirsi, per fare rapine, ma la città in un momento anche in cui poteva avere una reazione contro le forze dell'ordine più dura, attaccare, poteva alimentare paure, non l'ha fatto. E noi, un altro messaggio che vogliamo lanciare oggi è proprio questo.
non alimentiamo le paure, non corriamo dietro a chi sta speculando sulle paure, a chi cerca di farne una forza per il proprio messaggio o per dei voti. Noi dobbiamo sciogliere tensioni, riaprire il dialogo, conoscere, informarsi. Dobbiamo assolutamente uscire dalle chiusure che questa città sta vivendo. Abbiamo bisogno di dialogo e non di barriere, abbiamo bisogno di coraggio e non di paura, abbiamo bisogno di conoscere e non di ignorare. Sono molto felice di essere qui con Luigi, insieme a tutti voi, insieme a Luigi, e proprio con lui ho deciso di fare questo, che è un percorso sicuramente delicato, per cui serve equilibrio. Ho già detto, ci muoveremo assolutamente col massimo rispetto, vedete che non ci sono bandiere e non c'è nessuna appropriazione di simboli, ci mancherebbe. Ma ci tenevo a essere qui con Luigi perché è la persona che a mio avviso in questi anni è stata fondamentale per buttare giù barriere che altri avevano costruito nei nostri confronti, proprio uomo di dialogo. E questo sarà il Movimento 5 Stelle se avrà la possibilità di governare questa città, così come se avrà la possibilità di governare il paese. Impegno civile, partecipazione, studio, conoscenza, ma dialogo, apertura, rispetto. E Bologna, dalle sue reazioni al dolore, dalla grande forza che ha dimostrato di avere davanti alla strage alla stazione di Bologna, davanti all'omicidio di Lorusso, particolarissimo, un momento di grande tensione in università fra giovani di CL, giovani del movimento del 77, anche lì si poteva scatenare, sappiamo che ci sono stati scontri in piazza nei giorni successivi, ma poteva scatenare qualcosa di irrecuperabile. Invece Bologna ha tenuto anche lì, ha retto. Davanti all'omicidio di Marco Biagi ci poteva essere delle nuove Brigate Rosse, ci poteva essere una reazione violentissima, ci potevano essere nuovi linguaggi in città, ci poteva tornare in quelle dinamiche di tensione e di dolore, di orrore di anni precedenti. Invece anche lì una grande reazione composta della città. E poi andremo al sacrario ai partigiani caduti in Piazza Nettuno, che forse è il simbolo più grande di quello che è lo spirito dei bolognesi che ci ha unito, della grande forza che questa città come tempra, come tessuto sociale ha dimostrato di avere. L'ha detto Luigi prima, il rischio è che questa città, come altre, ma qui forse perché anche crocevia geografico di molte tensioni, il rischio è che questa città si stia sfilacciando. E invece noi tutti insieme a voi, e vi ringrazio sempre per l'affetto che ci dimostrate, è in continuo aumento e questo ci fa un immenso piacere, dobbiamo prendere in mano ago e filo e ricucire, tessere una tela per cui di nuovo Bologna sia al centro del mondo e del paese per il suo grande impatto culturale e per la forza, solidarietà, sorriso, grande spirito d'accoglienza, grande lucidità, amore per lo studio, per l'informazione dei bolognesi. E io vi ringrazio di cuore. Ora non so se Luigi volevi aggiungere qualcosa. Io dico solo che sono qui per, prima di tutto apprezzo tantissimo il fatto che siamo qui, che Max mi abbia chiamato, mi abbia detto io voglio farti conoscere Bologna attraverso i grandi drammi che ha vissuto, le grandi ferite aperte che ha avuto, ma allo stesso tempo io ho conosciuto i bolognesi anche in questi anni che abbiamo lavorato insieme con Max e con tanti altri di voi, e ho avuto modo di conoscere anche la loro forza, la loro coesione, che anche in momenti difficili riesce sempre ad esserci. E per questo oggi faremo questo giro, conoscerò i luoghi anche della sofferenza di questa città, ma da cui questa città si è rialzata. E siamo qui per onorare il popolo bolognese, per prenderne anche un po' esempio in un momento storico particolare in cui siamo continuamente messi alla prova come nazione nella nostra unione sociale. E una volta c'è il problema dell'immigrazione, il problema del terrorismo, il problema
della corruzione, continuamente ci viene la voglia di individuare un nemico da un'altra parte per provare a contrapporci, ma vedo che il popolo italiano è molto più forte anche di un certo sistema che a volte è incline a raccontare esclusivamente del nemico, in modo tale da poter polarizzare le varie parti di questo paese dall'una o dall'altra parte. Quindi io voglio dire soltanto che oggi sto con voi, facciamo questi incontri e mi racconterete voi come avete vissuto anche un po' questi momenti. Molti di voi avranno vissuto i momenti di cui poi vediamo i monumenti celebrativi, commemorativi, e basta. Io vorrei fare un applauso alle persone che, ovviamente, i nomi che sono su questa, su questo momento. Ci muoviamo in autobus solo da qui alla stazione e poi dopo faremo questa camminata, circa 1,5 km. Chi se la sente, che vuole stare insieme a noi fino a Piazza Nettuno, ovviamente sarà un immenso piacere, mi raccomando, anche se si aggiungeranno altre persone, so che molti ci aspettano in stazione, non esponiamo bandiere, non ci dobbiamo assolutamente far notare in quel modo, siamo qui per fare il percorso che abbiamo appena descritto, con massimo rispetto. Grazie a tutti. Bene, allora, come avete sentito, adesso ci spostiamo e andiamo in Piazza della Stazione. Io staccherò per un attimo, il tempo di raggiungere la stazione, diciamo un quarto d'ora. Ci vediamo fra un quarto d'ora. Ciao a tutti.